È stata la sala consiliare della città di Cirié a ospitare nel pomeriggio di venerdì 10 marzo la presentazione ufficiale della rinnovata squadra Juniores che difenderà i colori del gruppo sportivo Brunero in occasione della nuova stagione dedicata al ciclismo. Puntare sui giovani e la filosofia della società ciriacese guidata dal presidente Filippo Brunero, linea che è stata pienamente confermata in occasione del vernissage che è servito a presentare i protagonisti dell'annata agonistica e lo staff che seguirà i 12 atleti al via di una trentina di gare in programma tra Piemonte ed il Nord Italia. La serata, presentata dal giornalista Paolo Buranello, ha visto la presenza del sindaco Loredana De Vietti, del vice Buratto, dell'assessore Fossati, nonché di rappresentanti della federazione a livelli piemontese e torinese, ovvero Massimo Rosso e Ivano Leone. Al fianco del presidente del team ciriacese ci saranno il vice Pierfranco Guglielmetti, il coordinatore Ettore Brunero e Giorgio Guglielmetti. A livello di staff tecnico invece spazio Gianluca Cesare, Francesco Oliva, Carlo Molina Armin, Massimo Campo e Gianni Piovesan, mentre la parte medica sarà curata da Giuseppe Giordano e quella meccanica da Torino Martegia. La comunicazione invece è affidata a Elisa Alessi, Federica Giordano ed Emiliano Bruna. Infine, il gruppo di ragazzi che proveranno a conquistare piazzamenti di rilievo è composto da Carlo Bonetto, Giovanni Comba, Giuseppe Cornacchia, Federico Fiorincelli, Pietro Gruppallo, Matteo Grosso, Simone Del Priore, Simone Gallo, Federico Re Fiorentin, Mattia Cravotta, Lorenzo Di Fino e l'Under 23 Lorenzo Gambino.